In mano pirata di Pippo che non rischia. Con Polifemo Rec che cerca di assumere il comando, sbaglia Pissarro Wise, lì in mezzo c'è Pascià di Poggio, all'esterno Pombia, con Pombia che va su Polifemo Rec, poi Pascià di Poggio, poi Pirata di Pippo, Pombia che si sta mettendo seconda davanti a Pascià di Poggio che vorrebbe impedirglielo ma non ce la fa, e così adesso si mette al comando Polifemo Rec, all'esterno avanza Pirata di Pippo. Pirata di Pippo dopo 400 in 28 e 3 va su Polifemo Rec, lo appariglia e sta passando al comando. Anche se Polifemo ancora resta dentro e sbaglia Pirata di Pippo. Sbaglia improvvisamente Pirata di Pippo, che è anche squalificato. È stato squalificato, sentito l'altoparlante, anche se Battistini va ancora dritto. Però l'altoparlante ha già sancito la squalifica e a tabellone Pirata di Pippo. Al comando Pirata però squalificato, lo ripetiamo, secondo c'è Polifemo Rec, all'esterno sta avanzando Prevert Rab, poi il numero 6 Pombia. E comunque resta sempre lì Battistini, anche se la macchina interna gli sta dicendo insomma che è già squalificato. Comunque, all'esterno Prevert Rab è lui il vero battistrada della corsa, poi Pombia, poi Polifemo Rec, Pascià di Poggio, con Prevert Rab e Massimo Petrini che stanno andando in fuga solitaria, Prevert Rab che guida, poi Pombia seconda davanti a Pascià di Poggio e Poker Team che sta avanzando, gli altri tutti molto stanchi, con Prevert Rab che a palo lontano è sempre facile battistrada, Prevert Rab e Massimo Petrini, Poker Team che sta avanzando, poi Pombia e Pascià di Poggio con Prevert Rab che l'ha vinta di un pezzo e va a vincere Prevert Rab nei confronti del numero 4 Pascià di Poggio, poi il 15 di Piero Loro che appariglia all'interno Pombia. 1-16-1 per Prevert Rab, Massimo Petrini che comunque vince alla grande, davvero alla grande. Complimenti a Massimo Petrini che va a concludere facile, facile, facile. 15-15 la quota al totalizzatore, vediamo per il secondo posto. Il 2 naturalmente squalificato, il 4 di Pascià di Poggio per il terzo, forse all'interno.